Grazie per l'invito, mi scuso anche perché probabilmente il mio intervento sarà un po' fuori dalla, anzi sicuramente sarà fuori dal tracciato della discussione vostra stamattina. D'altra parte siete un po' troppo liberi, io sono abituato ad essere invitato a dire, mi dicono l'ora e il momento in cui devo intervenire. Chi mi ha invitato mi ha detto che potevo venire quando potevo, capito diciamo in questo momento. Io non ho grandi motivi, diciamo, personali sul tema degli OPG, se non relazioni familiari e di amicizia con molti a Trieste, poi non so se è titolo per poter parlare, ma non che un figlio che ha fatto la tesi di maturità su OPG e su Vasario. In realtà sono qui per altri motivi, in qualità di, non a titolo personale, ma in qualità di Presidente nazionale di Lega Ambiente. E ci tengo, e poi che, diciamo, chiuderò l'intervento rapido con una richiesta da fare. Non pensate che la presenza di un'associazione ambientalista come Lega Ambiente qui sia un po' fuori misura e fuori dal senso della storia. Ci sono, nella seconda metà del Novecento è scattata, si è creata una cultura che io chiamo quella della rottura dei confini, che ha animato le culture migliori della seconda metà del Novecento, il femminismo, l'ambientalismo, la cultura basaliana, la cultura della non neutralità della scienza. È un'idea di società diversa che nasce in quel momento, che poi è stata massacrata dal liberismo dell'ultimo decennio del secolo scorso, ma è un'idea di società che soprattutto combatte contro i compartimenti stagni. Il tema ambiente e salute sono temi assolutamente indispensabili nel loro marciare insieme, lo vediamo col dramma dell'Ilva di Taranto o peggio in qualche modo con il disagio delle periferie urbane. Mi permetto qua di segnalare qualche flash su temi che ci riguardano in comune. Innanzitutto commento sulle elezioni. Sicuramente va sottolineato un aspetto, che queste elezioni rappresentano una sconfitta delle politiche recessive dell'Unione Europea. Sono un segnale all'Italia, ma sono un segnale anche all'Europa. Qualche effetto già si vede ed è una cosa che non dobbiamo sottovalutare a proposito anche dei ragionamenti sui costi della spesa pubblica che ho sentito trattare questa mattina. Però c'è un altro elemento che nessuno ha, mi sembra fino ad oggi, ha sottovalutato. Queste sono state le prime elezioni da almeno 15 anni in cui nessuno dei soggetti in campo ha utilizzato le paure degli altri, le paure dei diversi. Noi abbiamo un sindaco che su questo ha vinto le sue elezioni 5 anni fa, ma anche c'è una grossa parte dello schieramento elettorale italiano che sulla insicurezza e sulla paura ha costruito il successo elettorale degli anni scorsi. È vero che quest'anno durante la campagna elettorale non si è parlato quasi di nulla se non di alleanze, in modo del tutto inutile perché poi si è visto quello che è successo. Ma il problema, c'è un cambiamento anche antropologico da questo punto di vista che secondo me è un dato fortemente positivo. Il tema della paura non è un tema su cui oggi si costruisce consenso, e questo secondo me negli ambienti urbani è un elemento di cui tener conto. Aggiungo altre due o tre questioni rapidissime. La seconda, questo paese da troppi anni non sviluppa un dibattito pubblico su quello che è il bene generale del paese, e quando parlo di bene generale penso proprio a una società che non sia divisa in compartimenti stagni. Qual è il bene generale di questo paese? Cosa deve succedere perché la maggioranza degli italiani possano, diciamo, vivere in un benessere non solo materiale migliore. In questo quadro noi per esempio abbiamo lanciato in campagna elettorale un disegno di legge sulla bellezza. È un disegno di legge un po' strano perché di tutto si parla tranne che di estetica, ed è un disegno di legge che in misura molto concreta ragiona su come si può migliorare la qualità della vita attraverso anche la percezione degli spazi in cui si vive. E su questo la qualità degli spazi urbani credo che sia una questione strategica per vincere anche il disagio sociale, il disagio mentale.
Una questione mi interessa particolarmente sottolineare. In questo paese noi abbiamo sostanzialmente vinto la battaglia culturale sui centri storici. Ormai è andato abbastanza per scontato che i centri storici sono un bene comune che va salvaguardato, in alcuni casi addirittura c'è qualche sindaco avventurista che fa delle pedonalizzazioni nuove. Ma la questione fondamentale oggi in realtà non sta più nei centri storici, come sul piano culturale non sta più neanche sull'abusivismo. La passata legislatura ha visto 17 tentativi di condono dell'abusivismo, ma nessuno è passato. C'è un problema del tutto nuovo che non può essere sottovalutato, che è quello della qualità delle periferie, della bellezza delle periferie e della vivibilità delle periferie. Qualità, bellezza e vivibilità sono la stessa cosa, è difficile da scindere. Questo lo si può fare soltanto se si ha un'idea di futuro, se si ha un'idea di dove deve andare la città, delle persone, delle comunità che la vivono e quindi del sistema di relazioni sociali che in questi ambienti vivono. Ed è su questo che credo che c'è una convergenza strategica tra i movimenti sociali che si occupano di ambiente e di salute. Rapidissimamente vi sollecito una riflessione che ho sentito già nella prima parte della mattinata. Noi ci confrontiamo in questa parte con una crisi istituzionale del potere regionale, di quella sorta di federalismo un po' boccaccesco che ha caratterizzato l'Italia, che non riguarda soltanto la spesa della salute pubblica. Lì ci sarebbe molto da fare, cioè quali sono i risparmi veri che nella salute si possono fare. Per esempio, se noi già investissimo nel miglioramento della qualità dell'aria delle città, risparmieremmo dei costi in termini di malattie infantili e degli anziani enormi. Ma soprattutto c'è una crisi del ruolo delle istituzioni regionali, che non sono più credibili. Quindi quando si fa un ragionamento sulle regioni non ci si può limitare a chiedere una più razionale distribuzione delle risorse, bisogna capire qual è il ruolo delle regioni nello Stato italiano. Questo è un problema che riguarda voi, riguarda noi, riguarda tutti i movimenti sociali, perché poi le regioni in qualche modo hanno avuto e hanno conquistato enormi poteri. Faccio un esempio che non c'entra niente con la situazione che sta qui dentro, ma pensiamo semplicemente ai pendolari e ho finito. Ultimissima cosa, stiamo attenti al ruolo dei corpi intermedi in questo paese. La democrazia del web è una cosa stupenda, ma non può essere sostituita, non può essere eliminata, non può eliminare i corpi intermedi, che sono organizzazioni sociali di interessi diffusi, e questo è il forum della salute mentale, come le associazioni ambientaliste, come gli altri movimenti sociali, che devono avere un loro protagonismo che non può essere annullato, ripeto, dalla democrazia del web. L'ultima cosa e chiudo, vi chiedo di coinvolgere i nostri circoli sul territorio. Legambiente, se un pregio ce l'ha, è quello di essere abbastanza diffusa sul territorio italiano e di essere vivacemente presente sul territorio. I nostri in molte situazioni, poi con gli orti urbani, con le cooperative sociali, coinvolgono già e si rapportano già con i fenomeni del disagio sociale e del disagio mentale. Se anche da parte vostra arrivano domande, i nostri circoli sul territorio troverete orecchie attente. Grazie. Grazie.